Allora, Wesa, benvenuto. Grazie, grazie Dario, buonasera a tutti. Dopo una settimana di live cazzone, una maratona delirante, ho deciso di invitare Wesa, che è una persona più quadrata sicuramente, più pacata di me. In realtà mi sono recuperato un po' di tuoi video ultimamente, soprattutto gli ultimi, e mi ha colpito parecchio il discorso che hai fatto, ovvero il tuo approccio futuro non solo a YouTube, ma anche a Twitch. Perché mi sono ritrovato parecchio in quel discorso, nel senso che hai detto: ok, faccio più Twitch, faccio un contenuto più spontaneo su Twitch, che poi è lo stesso contenuto spontaneo che facevo su YouTube, ma lo trasferisco su Twitch, poi ovviamente correggimi o se sbaglio. Sì, sì, vai, vai. E mi prendo tutto il tempo per poter fare i video che voglio, come voglio, sul canale, ovvero non ho voglia di fare un video per l'algoritmo di YouTube magari una volta ogni settimana, due volte a settimana addirittura, ma faccio un video quando ho da dire qualcosa e soprattutto se riesco a confezionarlo come voglio. Ed è lo stesso discorso che sto facendo anch'io. Qua cazzeggio, se mi fanno una domanda su un manga se ne parla, se ho finito di recuperare un manga ne parlo, se voglio far vedere la mia collezione di DVD, Blu-ray d'animazione, la consiglio e apro delle parentesi per consigliare dei film d'animazione eccetera, e poi ogni tanto sparo un video. Ti dico, prima di tutto, un pochino di stanchezza. YouTube, come sai benissimo, è una piattaforma logorante, perché ti dà sempre la sensazione di non essere in pari, di dover sempre, sempre inseguire, sempre essere al servizio di questo algoritmo che è inutile girarci intorno, ti richiede una frequenza che si sposa molto male, secondo me, con la creazione di video elaborati, video in differita, no? Io ho sempre fatto dei video a braccio, dei discorsi a braccio, che però sono in realtà quello che io faccio in live, solo li faccio parlando da solo anziché comunicare con la chat, che è molto molto più divertente. Qualche tempo fa ero in live da Barbascura e lui mi ha detto, mi fa: guarda Wesa, alla fine tu su Twitch fai quello che hai sempre fatto su YouTube, cioè sei tu, parli, dici la tua, no? Ed è proprio così. 1 0 ignition lift off of the Falcon 9 and...